Funziona il piano di rilancio dell'altopiano che mette al centro il golf club e soprattutto l'aeroporto, capace di portare, soprattutto in questi giorni, numerosi turisti anche dall'estero. Due piste di oltre un chilometro, una asfaltata e una in erba immersa nel verde dei pascoli dell'altopiano. Il rilancio dell'aeroporto di Asiago, passato 2 anni fa in mani private, ha portato un riscontro turistico non trascurabile a tutta la zona servita e di fatto è andato ad aggiungersi alle proposte firmate Golf Club, diventando così uno dei punti di riferimento per il turismo d'élite. È un dato estremamente positivo che va ad aumentare anche la nostra domanda turistica di stranieri, perché molti sono gli stranieri che vengono da Asiago atterrando all'aeroporto, e valorizza il nostro territorio proprio perché c'è la riscoperta di quella offerta anche dal punto di vista agroalimentare e delle tradizioni turistiche legate alla storia, alla cultura e anche all'ambiente del nostro territorio, che è fortemente apprezzata da chi usufruisce di questi impianti. Questo significa che nemmeno la primavera piovosa e l'inizio incerto di questa rovente estate hanno scoraggiato gli appassionati di volo ultraleggero. Potrebbe essere questa dunque la tanto ricercata via che porta una boccata di ossigeno al commercio e a tutte le strutture ricettive dell'altopiano, impegnate in queste settimane a far fronte ad una crisi che comunque risulta palpabile. Poi abbiamo l'aeroporto che sta veramente facendo conoscere l'altopiano anche fuori dei nostri confini nazionali. Confidiamo che la gente veramente riprenda fiducia.